è un fenomeno sicuramente molto importante che prende origine da una storia importante, se vogliamo da Orlando Pietri, se vogliamo farla partire da Orlando Pietri andiamo veramente agli inizi del secolo scorso. In realtà è molto più giovane la maratona italiana. Abbiamo avuto delle icone che sono stati Pippo Cindolo, i Franco Fava, i Massimo Magnani della situazione, ma sono stati soprattutto quelli che in qualche maniera hanno fatto, forse anche il sottoscritto, che hanno portato gli italiani a correre anche all'estero. E all'estero l'italiano si è appassionato alla maratona, all'estero la maratona era un fenomeno, soprattutto negli Stati Uniti, decisamente importante, decisamente vivace, e quindi la febbre per la maratona a un certo punto esplosa soprattutto e anche grazie alla maratona di New York, laddove diversi italiani sono riusciti a prevalere, a vincere, da Orlando Pizzolato negli anni 80, 84-85, Gianni Poli nell'86 e poi Franca Fiacconi e Giacomo Leone. Abbiamo vinto la maratona di New York anche a livello paralimpico, cioè a livello disabili, con la wheelchair, con la carrozzina, con la porcellato. Anche Alex Zanardi ha detto la sua. Insomma, New York, che già è una città che per gli italiani è sempre stata molto importante, è diventato un punto di riferimento assolutamente, un riferimento assoluto. All'ultima maratona l'Italia era la nazione più rappresentata, non a caso era la nazione più rappresentata. Tutto questo ha portato a far crescere la cultura della maratona, quindi l'allenamento per la maratona, la chilometrite e la maratonite, come li chiamo io, ha fatto un po' ammalare, se vogliamo, gli italiani di maratonite e di chilometrite, gli italiani hanno anche scoperto che tutto sommato eravamo un popolo di gente tosta, di gente che era disposta a fare fatica e di affrontare i 42 km anche con un discreto impegno. C'è stata gente che per la prima volta che aveva cominciato a correre e la prima gara che ha affrontato è stata una maratona, guarda caso magari proprio New York, ma insomma ci sono stati degli anni, io direi fino a circa 10 anni fa, in cui la maratona è stata uno degli elementi più, una delle gare, una delle istanze veramente più appetite da parte degli amatori italiani. Poi è cambiato qualche cosa, io credo che l'avvento di gare un po' più brevi, le 5, più che le 5, le 10 km, ma soprattutto la mezza maratona, abbiano avvicinato molto di più la gente, i principianti se vogliamo, alle distanze di lunga lena. La maratona, da quello che mi risulta, la mezza maratona, da sondaggi che ho fatto con Runner's World, la mezza maratona in questo momento è la distanza preferita dagli italiani. Quindi la maratona non va più, no, la maratona va sempre, il numero dei maratoneti cresce, ma cresce molto di più il numero degli italiani che incominciano a correre. Io dico che molto dipende dalla cosiddetta crisi, la crisi che in qualche maniera ha permeato questi anni di difficoltà, in qualche maniera credo abbia contribuito a, non dico a dissolvere, ma quantomeno a stemperare quella cappa di negatività che un po' tutti vivevamo, perché la cassa integrazione, perché la gente veniva licenziata, perché qualcuno aveva più tempo, perché le palestre costavano. Sta di fatto che tanta gente ha cominciato a correre, ma oggi la maratona è un pochino più lontana e rimane pur sempre un obiettivo, anzi forse l'obiettivo principale al quale tutti in qualche maniera aspirano, anelano, ma che rimane comunque un obiettivo a lunga scadenza. Una volta la gente era disposta a correre una, due, tre, quattro maratone anche in un anno, e questo tutto sommato non andava neanche troppo bene per l'impegno fisico di tanta gente che non aveva la carrozzeria in grado di sostenerlo e di sopportarlo. Il 2016 è stato un anno decisamente particolare per la maratona italiana, forse anche un po' una sorta di anno zero. Era l'anno olimpico, ci si aspettava che nelle maratone che in qualche maniera hanno preceduto l'Olimpiade i nostri non fossero presenti, perché i più forti quantomeno, perché in preparazione per le Olimpiadi o comunque per i campionati europei che hanno preceduto di poco le Olimpiadi, invece non è andata così, non è andata granché bene. Le maratone di Roma, le maratone di Milano, la maratona di Venezia successiva poi non hanno mostrato grandi progressi di corridori italiani che recentemente sono
piuttosto in ribasso, devo essere sincero, per motivi contingenti, ma insomma questo non è stato un grande anno. Gli atleti che più attesi erano, almeno a livello maschile, infortunati. Lalli, Andrea Lalli è stato infortunato, non è neanche partito per le Olimpiadi, mentre invece è partito con grosse attese Daniele Meucci, che però si è infortunato, era già probabilmente infortunato e non è riuscito a concludere la maratona olimpica. Qualcosa di meglio è avvenuto a livello femminile, anche se anche lì abbiamo pagato dazio con due atlete, anzi tre atlete piuttosto stagionate, Anna Incerti, Valeria Straneo e la Caterin Bertone, che se la sono cavata, diciamo, alle Olimpiadi, ma hanno fatto, di fatto sono state delle comprimarie. Una buona notizia, se vogliamo, è arrivata nella mezza maratona, che non è proprio maratona, ma insomma in prospettiva invece ci lascia sperare bene, ed è la medaglia d'argento, l'argento che è arrivato da Veronica Inglese, la piccola, o quantomeno la leggerissima, la farfalla pugliese, che davvero lascia ben sperare, vuoi per l'entusiasmo che dimostra sempre, vuoi per le grandi qualità che ha e che ha dimostrato, anche ha ribadito di avere, per in prospettiva futura per la maratona. Il 2017 è praticamente in arrivo. Se devo essere sincero, faccio fatica a vedere, a parte la Inglese, giovani in grado di rinverdire i fasti degli anni precedenti al 2015, o forse anche degli anni 2000, se non quelli precedenti. Però nella maratona gli atleti stanno diventando sempre più giovani. Basta dire che l'ultima maratona di New York ha vinto un 21enne che era già stato campione del mondo a 19 anni, o se no addirittura a 18. È vero che è un eritreo, non è un italiano, ma insomma secondo me anche su questo forse si potrebbe ragionare. Chissà che domani noi non si possa avere, così come è stato un po' con Daniele Meucci, un campione della maratona piuttosto giovane.